Il progetto attualmente ha sviluppato già una parte della questione attraverso il lavoro che gli studenti hanno fatto con gli insegnanti. Sono venute fuori due o tre cose assolutamente interessanti. Cioè, una, che voi giovani una percezione della questione green ce l'avete, avete necessità di sistematizzarla, poi a seconda degli indirizzi di studi avete delle percezioni diverse, i tecnici un pochino più legati all'aspetto professionalizzante, i licei un pochino più in senso culturale. Detto questo, però, il progetto vi ha aiutato a capire meglio quali sono i contenuti della questione, a tirar fuori quindi qual è la vostra necessità di formazione, a tirar fuori quali sono le competenze necessarie per questa formazione e quali sono gli strumenti, che sono fondamentalmente l'alternanza scuola-lavoro e l'acquisizione di competenze, quindi una progettualità didattica per competenze e una valutazione di queste competenze. Per quanto riguarda gli insegnanti, un'analisi di fabbisogno degli insegnanti parte in primis dalla consapevolezza che ogni insegnante deve avere della questione, della green, della conoscenza dell'agenda 2030 e quindi della necessità di portare all'interno della disciplina che insegna i contenuti green e di renderli poi interdisciplinari.